Buongiorno, benvenuti, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 11 marzo. La zuppa di oggi è la solita zuppa. Cosa vi posso dire? Bisogna capire come ci si sveglia la mattina, no? Su quante cose non hai fatto ieri, su quanti coprifuoco ti hanno bloccato le uscite, su quanti ristoranti non hai frequentato, su quante palestre non hai visto, su quante nuotate non hai fatto, su quanti amici non hai visto, su quanti ragazzi non sono andati a scuola. Insomma, in funzione, come possiamo dire, è vero che la vendetta migliore è vivere bene, ma in questo clima vivere bene è veramente complicato, veramente complicato. Tutta questa premessa per dire che cosa sta succedendo. Sta succedendo come nel giorno della marmotta, esattamente la stessa cosa. Esattamente la stessa cosa, cioè il giornale unico del virus ci sta spiegando le stesse identiche cose del marzo dell'anno scorso, cioè che dobbiamo chiudere tutti quanti, dobbiamo chiuderci a casa e che questa è l'unica soluzione. Nonostante adesso ci siano anche lavori scientifici, oltre che il buonsenso che tra di noi ci siamo raccontati, oltre alla violazione delle libertà di cui abbiamo parlato e che sono comunque da tenere in equilibrio con il diritto alla salute. Beh, oltre a tutte queste cose c'è chi inizia a dire: ragazzi, attenzione, perché non è così detto che il lockdown sia servito, anzi i numeri dicono che in Italia non è servito affatto, anche perché l'Italia ha fatto il lockdown più duro di tutta Europa e l'Europa fa i lockdown più duri rispetto al resto del mondo, tranne la Cina, dove lì ovviamente con un regime comunista come quello cinese possono fare esattamente come gli pare. Tutta questa premessa per dire che in realtà ieri Draghi ha resistito. Ha resistito, ma non resisterà a lungo. E probabilmente se ci fosse anche Babbo Natale a Palazzo Chigi non resisterebbe a lungo, perché vedete, c'è il comitato tecnico-scientifico che già si è dato un nome pazzesco, in cui non fanno entrare nessun altro se non quelli che hanno commesso gli errori fino ad oggi e non possono smentire i loro errori, perché coloro che fanno parte del comitato tecnico-scientifico dovrebbero smentire un anno di pareri, di chiusure, di pille, di ragazzi che non vanno a scuola. Oggi per farci uscire, quindi non fanno che dire quello che hanno sempre detto: chiudete tutto come unica soluzione. E poi Speranza, quella specie di genio che oggi è a capo del Ministero della Salute, che stava lì perché esattamente non sapevano dove piazzare il più inutile di tutti i partiti, cioè dal punto di vista elettorale, tutti i partiti sono utili a modo loro, ma è quello era il più piccolo, e lo mettono nel ministero che si pensava essere meno importante, anche se di piccolo potere, diciamo, medicale. E in realtà poi si è trovato a gestire pessimamente questa pandemia con quell'aria smarrita del ragazzino di provincia che nella vita sua ha fatto soltanto una cosa: politica. Non sa neanche che cosa sia un'attività economica e non sa nulla di quello che avviene nel mondo, tranne che in questa specie di bolla di politica dove ha iniziato a 20 anni a fare quello che lo ha completamente tolto dalla realtà. E oltre a questo, poi c'è il terzo elemento: ci abbiamo il CTS, ci abbiamo, come si dice, il ministro, e poi abbiamo i giornali. Oggi i giornali parlano, il Corriere della Sera dice che sulle chiusure i giornali sarebbero divisi, perché il CTS ha detto chiudete tutto, weekend chiusi, zone rosse, no a ristoranti, abbassate cioè sostanzialmente un lockdown senza dire che è un lockdown. E i ministri sarebbero divisi, ma il giornale unico sta con lockdown, sta con speranza. Il giornale unico è fatto da cagasotto. Credetemi, da caga sotto, da gente con cui voi non vorreste neanche girare, cioè la vita è fatta da persone che l'affrontano e da persone che lavorano nei giornali. A me mi sembra che ormai questa sia la distinzione: quelli che vivono nei giornali hanno un'attitudine, hanno creato un clima mostruoso. Oggi io leggo, ma guarda, basta leggere le piccole pagine. Aspettate, a un certo punto sulla variante inglese, Caccia sul Corriere della Sera scrive: uno studio della University Exeter, cazzo, l'università più fica del mondo, la University Exeter, dice che il rischio di morte è più alto del 64%. Tutti i professori italiani sul Corriere della Sera dicono che il rischio di morte è uguale, tranne che per una variante che evidentemente, se si contagia più gente, ci sono più affollamenti in ospedali, quindi essendoci più affollamenti negli ospedali ci sono più rischi. Ma non che la variante inglese, secondo lo studio di Exeter, vede una mortalità superiore, un rischio di morte più alto del 64%. Ovviamente poi su questo non c'è fact-checking, eh? No, no, l'università di Exeter è l'università che ci spiega che dobbiamo morire tutti. E tra l'altro, mentre i ministri sono divisi, mentre Draghi sta pensando, mentre il CTS
vuole chiudere, mentre Speranza dice di chiudere, mentre la variante inglese scopriamo che l'università di Exeter dice che è mortale, molto più di quella, la variante normale, che è molto poco mortale, perché questo è il punto fondamentale, per esempio sotto i 50 anni è sostanzialmente non mortale, però cosa fa il Corriere della Sera? Prima pagina, i ministri sono divisi, la foto di Maurizio. La foto di Maurizio, prima pagina del Corriere della Sera. Cazzo, prima pagina del Corriere della Sera. I ministri sono divisi e il giornale unico del virus cosa fa? La foto di Maurizio, intubato. Due infarti, 12 mesi in balia del Covid. Ma che deve fare Draghi? Ma che devono fare questi quattro cagasotto dei ragazzini che si guardano, non tutti grazie al cielo, che si guardano, qualcuno ancora si vede i giornali, ma se lo troveranno, la storia sicuramente di Maurizio intubato sarà su tutte le pagine internet, Maurizio intubato, un anno, avete capito ragazzi, se non vi mettete la mascherina, no, se non vi mettete la mascherina siete scemi, andate contro legge, perfetto, ma non morite, non fate la fine dell'intubato per 12 mesi, poi vai a leggere il pezzo, in realtà ovviamente non è stato intubato per 12 mesi, gli infarti derivano dal fatto che lui era un ipertenso. Però c'è un racconto per cui Maurizio è finito lì e si dimentica che... Ragazzi, toc toc! Chiedete in giro e mettete sulla prima pagina del Corriere della Sera, per favore, la storia di Francesco che ha un tumore a 25 anni. Mettete la storia di Roberto che ha fatto un incidente a 28 anni in macchina. Mettete la storia di Paolo che ha avuto un ictus a 39 o 42 anni. Mettete la storia delle complicazioni di influenza che hanno ucciso settantenni e ottantenni in prima pagina. Raccontate che cosa sta succedendo oggi a chi si vuole curare in un ospedale che magari ha beccato un tumore e non gli fanno neanche gli screening. No! La storia oggi, mentre Draghi deve decidere sul giornale unico del virus, è di Maurizio, che io sono solidale a Maurizio, perché io penso che Maurizio sia una vittima, non sia un colpevole, è una vittima del Covid, ma è anche una vittima di questo racconto per cui oggi l'unico malato è Maurizio, perché oggi l'unico malato è quello che serve per far chiudere le città. L'Italia chiude da lunedì. Titolano Quotidiano Nazionale e Messaggero, che pensano che in realtà Draghi non potrà resistere nel domani al Consiglio dei Ministri, Pasqua chiusa in casa per Repubblica, e in realtà l'unico che titola, secondo quello che è stato, secondo me sta succedendo in queste ore, Draghi frena i virologi, è il Tempo. Ma ragazzi, quanto frena con i Maurizio in prima pagina? Quanto frena con circondato da un mondo terrorizzato da questi qui e violando tutte le vostre libertà, violando la vostra attività economica, violando il vostro diritto allo studio, violando ai ragazzi la possibilità di esercitare la propria libertà e la propria crescita, violando il diritto al bacio. Chiaro, c'è anche il diritto al bacio. Il ragazzino di 17 anni, 18 anni, 19 anni, 14 anni, 15 anni potrà pomiciare? No, non può, ve lo dico io, non può, perché non può a casa, non c'è la mascherina, non può fuori, eccetera. Io sono per il diritto al bacio, mentre noi ovviamente questo diritto non ce l'abbiamo più. Nel frattempo i giornali ci parlano della vaccinazione nelle aziende, titolo il Corriere della Sera. Questa sarebbe l'unica grande novità che è stata proposta da Casasco della Confappi, poi ci si è buttato sopra, come si chiama, quello della Confindustria, che di originalità ne ha ben poche, se non quelle di copiare gli altri, però bene se copia bene, in questo caso ha copiato bene, perché... se si vaccinano le aziende, almeno l'attività privata, e poi vedremo cosa dicono dell'attività pubblica, almeno cercherà di portare un po' avanti questa vaccinazione. Ci sono milioni di malati che sono guariti, come Maurizio. Questi milioni di malati sono immuni e nessuno ne parla. Ci sono pochi milioni di vaccinati. Se queste due componenti le mettiamo insieme, in realtà non per la bontà della nostra attività di vaccinazione, ma per la capacità della malattia di autoimmunizzarsi, beh, forse quest'estate la passeremo, forse, se questi non fanno i casini che stanno facendo. Nel frattempo il piano vaccini è cambiato per la terza volta, terza. Capisco che non è colpa di Draghi, è appena arrivato, ma la terza volta. Le prime due che cacchio hanno fatto? In realtà ripartono da anziani, malati e disabili. Non riesco a capire qual è la novità, io proprio non riesco a capire. Cioè il terzo piano per ripartire da anziani, malati e disabili, l'ho già sentita 100 volte, vaccinate, chi se ne frega come, quanto, vaccinate. Ci sono posti come Lombardia e Toscana, oggi furbetti da Toscana, lo scrive mi sembra il Fatto Quotidiano, hanno vaccinato prima avvocati e politici di oltre 80 anni. Siccome gli oltre 80 anni sono quelli che muoiono, gli oltre 70 anni sono le categorie che stanno morendo, vaccinate loro e facciateci uscire tutti. Non è che ci vuole proprio Belzebù per avere questa cattiva genialata. Nel frattempo l'Europa ha venduto 34 milioni di dosi fuori, ma io sono sempre dell'idea che sì, le avremmo anche vendute fuori, ma se ci avessero inondato di dosi con Arcuri, Der Kommissar e Conte, ma chi le, e Speranza, a chi le avremmo e chi le avrebbe somministrate?
dal punto di vista politico Letta verso il sì, e chi se ne frega. Ma la cosa stupenda la dice Tarallo sulla Verità, cioè Letta tornerebbe a fare, dopo che ha fatto il direttore del Dipartimento Scienze Politiche delle Sciences Po, che è una bella università francese, si è divertito, fa i cavoli suoi, viene pagato, può andarsi a mangiare le ostriche, torna in Italia a fare il segretario del PD, e Tarallo dice, eh sì, ma questa volta per fare il segretario del PD pretende che il partito lo voti al Quirinale. Andiamo bene. Ferrara innamorato pazzo di Draghi, ed è fantastico, perché oggi sul Foglio Ferrara ci spiega che è innamorato di Draghi, e uno dice, ma cazzo, ma quante volte si innamora Ferrara? In questa sua adolescenziale innamoramento c'è solo una costante, si innamora solo di chi governa. Non è che trovate mai un Ferrara che si è innamorato, no, di uno che sta all'opposizione. Tutti quelli che governano fanno sì che Ferrara si innamori di loro, e si è innamorato di Conte alla velocità della luce, si è innamorato anche di Draghi, motivo che io comprendo, perché Draghi è straordinario, ma insomma mi viene da ridere, perché è veramente un traditore seriale, e in questo me lo rende simpatico. Nel frattempo gran pompa magna, firmato il patto per gli statali, ragazzi, minchiate, 107 euro in più al mese, mentre tutti quanti noi non solo abbiamo riduzione di stipendio, non solo molti di voi non hanno il lavoro, non solo c'è 1 milione di poveri in più, questo non è che toglie nulla, perché non è che se ci sono i poveri devi ammazzare quelli che vivono, però francamente brindare al grande contratto per 3,5 milioni di statali che tiene sì la concertazione, la digitalizzazione, le ho sentite dire da 20 anni queste cose, da 20 anni, mi sono rotto le palle dei titoli, provate a fare la carta d'identità a Roma e poi queste robe qua gliele prendete, gliele buttate su per il naso a quelli che vi raccontano ste palle. Un giornalista invece di dire a cantare ste cazzate andasse a vedere come funzionano i servizi pubblici in molte città italiane, non Milano dove funzionano abbastanza bene, andasse a vedere il rapporto che c'è tra privato, tra cittadino e servizio pubblico. Però noi ogni 6 mesi, quando ogni 3 anni, ogni 2 anni, ogni quanto rinnoviamo i contratti dei dipendenti pubblici, non possiamo dire gli diamo 107 euro in più al mese, no, perché questo la gente si farebbe arrabbiare. Però Brunetta, Draghi ci spiegano che la cosa è perché abbiamo finalmente modernizzato la pubblica amministrazione. C'è un piccolo dettaglio, cazzo, in una settimana sono riuscito a fare la riforma, o forse questa era una riforma che era già stata piazzata lì dagli altri. Sono sicuro che Brunetta e Draghi sono riusciti a fare questa riforma pazzesca alla velocità di Speedy Gonzales, ed è tutto merito loro. Temo che alla fine sia una roba già fatta da sindacati e apparati del ministero, che c'è un po' di greenwashing, detto così, da Brunetta e da Draghi, meglio Brunetta ovviamente che quell'altra specie di scappata di casa che c'era prima la pubblica amministrazione, quindi Dio ci ha salvato da quella scappata di casa, quindi sono convinto che certamente sarà meglio oggi, però insomma sti toni trionfalistici li trovo ridicoli. Nuovo modello contrattuale, dice il Foglio, è più vicino a quello privato, sì, voglio vedere poi soprattutto se gli incentivi che vengono dati al pubblico vengono dati con gli stessi criteri a calci nel sedere che danno nel privato, soprattutto in un momento di crisi come questa. Nel frattempo Lottieri giustamente sul giornale scrive, ma il settore che dovrebbe essere salvato subito è quello privato, non tanto quello pubblico. Fantastica da leggere Giulia Bignami oggi, che sfotte il nuovo libro della Murgia, Stai zitto, perché sarebbe il modo in cui noi trattiamo le donne. Fantastica la Giulia Bignami, il decalogo vittimista che tratta le donne come panda, da leggere sul giornale assolutamente, così come il continuo dell'inchiesta sulle mascherine cinesi di Capezzone, che ci racconta come Fico ha dovuto fare marcia indietro perché gli davano le FP2 cinesi alla Camera, una roba che uno non ci può neanche lontanamente credere. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento sempre sul sito nicolaporro.it, ricordatevi che c'è un canale Telegram che vi da in diretta le notifiche di questa zuppa, così come avrà in diretta il sito Facebook e la trovate ovviamente anche su Instagram. Mettete like a tutto quanto, questo è l'ecosistema della zuppa di Porro e del sito nicolaporro.it. Ciao.